Salve a tutti ragazzi, sono Alessandro Smeriglio per tutotech.it. Quest'oggi abbiamo con noi un pacco da Acer, si tratta di un monitor, nel particolare del Predator Z271, ma senza perdere tempo vediamo cosa contiene la confezione. Confezione che ricordiamo essere quella per i recensori, non quella in vendita. Vabbè, troviamo i classici manualetti, poi troviamo il sistema di alimentazione che è esterno. Potete vedere un po' di cose qua, ok. Poi troviamo il pacco polistirolo e quindi questo è una cosa interessante. Pannello frontale per evitare che lo schermo batta mentre viene trasportato e poi il monitor stesso. Faccio un attimo qui, vediamo come si presenta. Ovviamente dobbiamo pulire un po' dopo questo spacchettamento, polistirolo in valente. Comunque, come potete vedere, è un pannello curvo da 27 pollici, Full HD. Come funzionalità opzionali, che non sono assolutamente presenti sugli schermi, abbiamo qui sul posteriore le porte USB 3.0, quattro porte che si collegano con questo cavo. Poi abbiamo un pad per la regolazione del menu e questo che penso infatti serve per coprire i cavi e tutto il resto. Si monta in maniera molto molto semplice. Ecco qua. E qua c'è il classico attacco VESA che penso si possa anche rimuovere. Come vedete il pannello può ruotare, può essere alzato e abbassato e può anche essere inclinato a seconda di quel che serve. Il bordo è presente, come potete vedere, ma non è un bordo chissà come invadente. Ora, vediamo un attimo acceso. Ok, ed eccolo qui montato, collegato al nostro portatile, in attesa di fare tutte le varie prove. Lo testeremo collegato con la porta DisplayPort e anche con la porta HDMI, perché questo schermo c'ha sia l'attacco HDMI che DisplayPort, e inoltre ha anche un attacco per le cuffie. E il classico dispositivo per bloccarlo, cosa mai fosse il monitor esposto sempre. Ciò detto, ha anche la sincronizzazione video G-Sync a 144 Hz, quindi testeremo tutte queste cose e vi faremo sapere come si comporta davanti alla prova del colorimetro Display Pro di X-Rite. Ciò detto, ragazzi, io vi lascio per ora e noi ci vediamo con la recensione completa prossimamente sul sito che vedrete qui sullo schermo e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi!